Addio a Vittorio Emanuele di Savoia, le cause della morte. La scomparsa di Vittorio Emanuele di Savoia segna la fine di un'era per la storia italiana. Nato in un periodo di grandi cambiamenti, il figlio di Umberto II, ultimo re d'Italia, e di Maria José, si è spento a Ginevra all'età di quasi 87 anni. La sua vita è stata segnata da eventi storici significativi che hanno influenzato non solo il corso della sua esistenza ma anche quello della monarchia italiana. La Real Casa di Savoia ha annunciato il triste evento in una nota, precisando che il decesso è avvenuto alle ore 7:05 del 3 febbraio 2024, con Vittorio Emanuele circondato dall'affetto dei suoi cari. Un principe che ha attraversato decenni di storia, testimone e protagonista di trasformazioni nell'ambito politico, sociale e culturale dell'Italia e non solo. La data e il luogo delle esequie saranno comunicati in seguito, permettendo a coloro che lo hanno conosciuto e ammirato di rendere omaggio a una figura che, a modo suo, ha segnato un capitolo della storia italiana. Cosa ne pensate? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.